e prima una generale. Voi avrete notato, come noi, la differenza di tono che c'è tra le due voci. Da una parte c'è un uomo che ha in mano la vita di una persona e dall'altra c'è un altro uomo che... Veramente non abbiamo alcuna certezza che avesse in mano la vita di una persona. Ora, Augias, diciamo, drammatizza un po' la situazione, cioè, nel senso del dramma, per esigenze di comunicazione. Quella volontà che lo opprime, che lo minaccia, può rispondere soltanto dando la parola d'onore, assicurandola delle sue buone intenzioni, dicendo che manterrà quello che gli si chiede. È il classico rapporto che avete sentito, il classico ripugnante rapporto che avete sentito vivere in questa telefonata tra l'aguzzino e la vittima, che diventa suo malgrado consenziente della violenza, della prepotenza che viene esercitata su di lui. Questo rapporto ambiguo che si è consumato tante volte nella storia, anche collettivamente, anche in occasione di grandi tragedie collettive, qui lo abbiamo sentito vivere tra due persone legate soltanto da un filo di telefono. Scusatemi. Volevo dire anche che avete sentito parlare di un americano. Non dovete credere che quella persona sia effettivamente un americano, anzi, noi rimettiamo all'eventuale competenza di qualcuno degli ascoltatori la possibile attribuzione dell'area etnico-linguistica alla quale questo ignoto interlocutore, questo ignoto rapitore può appartenere. Le ipotesi fatte sono tre: che appartenga a un'area di etnico-linguistica slava, che è un'area vasta, che va dal lato est dell'Adriatico, dalla Jugoslavia, fino alla Russia, passando ovviamente per i paesi del sud, come la Bulgaria e altri. All'area turca... Ipotesi fuori dal mondo, perché gli slavi, sì, non sono certo tutti uguali, dal russo al polacco, al bulgaro, però hanno inflessioni piuttosto riconoscibili, e questa non lo era di certo. O anche, è un'altra ipotesi che è stata fatta. Turco, no, cose turche. Dire turco va sempre bene, perché tanto c'era di mezzo Akja. Anche questa ipotesi direi che è da scartare. Tratti invece di un italiano, di un meridionale italiano, con capacità mimetiche e capacità di confusione del suo... Una capacità mimetiche non tanto, perché è un'ipotesi che hanno fatto in molti e sembra la più credibile. Il tentativo di mimetizzarsi, come se non fosse neanche poi tanto preoccupato di nascondere questo suo accento quanto alla confusione, beh sì, insomma, c'è comunque una recita, e quindi una recita probabilmente del tutto inutile. Sembra quasi divertirsi quando parla. Accento che però in qualche punto lascia trasparire il suo vero accento di origine. C'è un altro frammento di telefonata, sempre dello stesso tenore che ci ha portato Pietro, che vorremmo farvi ascoltare. È un frammento brevissimo, ma è molto intenso. Vorremmo offrirvelo. Ringrazio infinitamente, ma almeno visto che lei è così cortese, ci tratti bene almeno Emanuela. Io ho parlato con la tua figliola. Oh, qui qualcuno l'ha già notato, l'abbiamo già detto, dice la tua figliola, come dire che Meneguzzi si sarebbe spacciato per il padre. A me sembra macchinoso tutto questo, però visto che Meneguzzi è un decisionista, dice Pietro. Parliamoci chiaro, senza infingimenti, perché qua giriamo e dopo 41 anni il minuetto di Boccherini non esiste più. Ma chi poteva sapere del matrimonio di Natalina? Lo sapevano magari le amiche di Natalina, lo sapevano i parenti, però insomma erano pochi a sapere di questo, una cerchia relativamente ristretta. Poteva saperlo il rapitore se avesse avuto lì Emanuela, ma non fornisce prove, quindi non aveva nelle mani proprio nessuno. Era una cerchia ristrettissima che poteva essere a conoscenza dei tre nei sulla schiena, o sei, scusate, dei sei nei sulla schiena, del matrimonio, dell'astigmatismo e di tanti altri particolari, perché poi diventano tanti. Qualcuno poteva saperne uno, ma i nei sulla schiena poi, insomma, non erano da tutti. Quindi, ragazzi, lasciamo perdere
i massimi sistemi. Qua bisogna forse restringere l'area. Invece il matrimonio di sua sorella Natalina è stato celebrato il 13 aprile del 1985 ed Emanuela non è mai tornata a casa. Diamo ancora la parola allo zio di Emanuela, che ho attraverso un'intervista naturalmente, che oggi ha qualcosa da dire a questo, chiamiamolo signore, tra l'altro diceva. Dunque, Meneguzzi non è proprio uscito di scena il 22 luglio 83, nell'87 ancora si pone e ancora non vediamo i genitori che dopo 4 anni avrebbero tutti i diritti di farsi vedere e di dare un contributo anche emotivo in una trasmissione. Corrado giustamente prima è ripugnante, lui addirittura mistifica e dice mi ripugna dire questo. Vabbè, comunque, noi gli diamo di nuovo la parola perché è giusto che sia così, perché lo zio di Emanuela in questo momento, quindi sono passati degli anni, vuole dire qualche cosa di preciso al suo interlocutore, a quell'uomo cioè che ha provocato terribili illusioni alla famiglia Orlandi e subito dopo altrettante amare disillusioni. Sentiamolo insieme. Certo, a distanza di 4 anni abbondanti, posso fare una sola considerazione, che allora quando sentivo la voce del cosiddetto americano, e certo, è come se fosse venuto mia madre dall'alto mondo a parlarmi, o come lo ritenessi un oracolo questo signore, oggi a distanza, come dicevo, di 4 anni sembra che le cose siano differenti, dovrei fare una sola considerazione, poter dire a questo signore che è un millantatore, potrei dirgli che se avesse avuto un pizzico di coraggio in più con tutte le promesse che faceva, che avrebbe salvato mia nipote, che se dipendeva da lui dovevo stare tranquillo, che in qualsiasi momento lui era pronto a far ritornare Emanuela a casa, oggi gli devo dire che è solo buffone, un millantatore. Ecco, se lui. Ma che significa un millantatore? Significa che ti ha fatto delle promesse, ma non le ha mantenute? Perché millantatore può anche significare che non aveva fatto Emanuela fra le mani, che non c'entrava nulla o c'entrava qualcosa, ma in ogni caso in modo ben diverso da come lo riferiva. Insomma, che non era chi diceva di essere e che Emanuela non era lì. Pensa che può essere ancora utile, anche a lui non gli manca la possibilità di poter contattare chi vuole. Ecco, io vorrei chiedere ancora una volta al pseudo-americano, come già lo feci in un appello televisivo, queste cose, e lo vorrei chiedere chiaramente a nome della famiglia Orlandi, ossia. Dove ha cenato Emanuela il lunedì precedente al mercoledì 22 giugno? Che cosa era abituata a fare Emanuela prima di addormentarsi la sera? Come si chiamava il cane che Emanuela aveva prima di Brick? Una fotografia di Emanuela con un giornale con la data del giorno bene in mostra. Ecco, ma se questo non è stato fatto nel 1983, perché dovrebbe avvenire nel 1987? Queste sono le domande. Poi quanto agli indovinelli, cosa faceva quella sera, cosa faceva prima di dormire, dove era andata a cena? Sì, è tutto molto intrigante, ma nell'87 già non serviva più, serviva soltanto una prova che lei fosse in vita. Ecco, se questo signore ha il coraggio, e torno a ripetere, non è un millantatore, un buffone, si facesse vivo perché lui sa a chi deve telefonare, chi deve contattare, non gli manca la possibilità. Domande. Sono 4 anni che si ripetono queste domande che la famiglia cerca di avere in questo buio che ha davanti, dalle mille apparenti soluzioni, una porta che si apra su Oh, una noi qualche sentiamo la prospettiva. telefonata, abbiamo una persona per esempio che dice
di aver visto in quel periodo una 125 con sei persone a bordo. La 125 era una macchina abbastanza grande, una mezza ammiraglia, però sei persone. Sì che eravamo a Roma, sì che eravamo tanti anni fa, comunque sei. Due uomini e una ragazza davanti, due uomini e una ragazza dietro, ragazze che avevano l'aria molto tesa e non l'atteggiamento di chi va a fare una gita o una passeggiata, una cosa che sarà finita nel nulla ovviamente. E telefonate che a me infastidivano veramente. E quindi Nicola Cavaliere presente, invita a presentarsi sicuramente. Anticristiano Turchescia, iniziarono a pervenire esattamente nell'agosto dell'83, Voi mi mesi dopo. Per come. perdonerete se io salto cavaliere, perché tutti abbiamo, diciamo, maggiori o minore simpatie. E cavaliere mi comunica un senso di agitazione e di scarso calore umano. Non mi sembra sia particolarmente portato, ecco, per fare l'ospite televisivo. Gli mando i miei saluti, ma non riesco a empatizzare con questa figura più che tanto. Presidente, che sta succedendo in questi paesi? Nessuno ha coraggio Ecco, queste di sono le intemerate di Alia che già che ben conosciamo, insomma ormai sono datate, siamo nell'87, lasciano il tempo che trovano. dire. Non abbiamo sentito niente. Non abbiamo sentito niente, non lo so, francamente. Però che Donatella, su questo punto. Su questo punto noi invece le sensazioni, grazie a Dio, ce le possiamo permettere, soprattutto le speranze. E poi non siamo soltanto noi a dare delle opinioni. Tra l'altro adesso, scusate, voglio un attimo tornare indietro a proposito di quello che diceva Corrado. Ecco, ammettiamo che il caso invece sia stato strumentalizzato, il clamore del caso, che qualcuno ne abbia approfittato e che la nostra Emanuela invece sia tranquillamente scomparsa a Roma, come è poi la città del Vaticano, a due passi da casa nostra. Ma è possibile che non c'è qualcuno di voi che ha una notizia da darci? E quel Pierluigi, quel famoso Pierluigi che ci guarda e ci guarda, ne sono convinta, non ci telefona? Comunque, accanto alle opinioni che ci hanno appena detto i nostri ospiti e Corrado Augias, ce n'è un'altra, che è di Ferdinando Imposimato, oggi senatore, che è stato Ferdinando naturalmente. Imposimato è qui e torneremo a sentirlo in un altro video. Voi sapete che le opinioni di Ferdinando Imposimato sembrano molto radicate in lui, ma non hanno sempre trovato quelle grandi conferme. Che si è fatto, diciamo, un'opinione che si è formata quando era giudice in prima linea, soprattutto ascoltando testimonianze di terroristi sia in Europa che nel Medio Oriente. Ecco, Ferdinando Imposimato si è formata questa idea e praticamente ci dirà: Manuela è stata rapita? Manuela è viva? Vediamolo insieme. Io ritengo sicuramente che la Emanuela Arlandi sia stata rapita poiché doveva servire ai terroristi legati ad Alia Cha come strumento di pressione nei confronti del governo italiano, dello Stato italiano. Ricordiamo che Imposimato è stato avvocato di Ali Agca e poi è diventato avvocato di Maria Pezzano, mamma di Emanuela Orlandi. ma anche nei confronti di Alia Cha. Cioè che doveva servire il sequestro a indurre Alia Cha a modificare la sua posizione di collaborazione con la magistratura italiana. Siamo arrivati alle 10 meno 10 in questo programma che è durato un po' di più. Santa Marinella a Roma, come si ricorda una cosa del genere accadde durante il sequestro di Moro, Gradoli via Gradoli? Sì, era una cosa di quel tipo lì. Esatto, anziché il paese, no? Gradoli. Resta la curiosità della sua esperienza, lei ne fece parola con qualcuno? Addirittura una posizione molto diversa da quella di avvocato, il dottor Cavaliere potrà rispondere per sé. Ora glielo chiedo. Pronto? È pronto, buonasera, sono la Buonasera. signora Questo è Daniela Gennaro e Egidio, telefono io da vi Roma. risparmio le bagattelle tra avvocati, funzionari di polizia, cavaliere poi non è particolarmente democratico, cioè, scusate, non è particolarmente colloquiale, no, nel senso, nella interlocuzione non, lapsus, non concede molto e l'avvocato Egidio ovviamente si irrigidisce. Signora Daniela. Dunque, io ho da raccontare questo fatto che è accaduto fine agosto, inizio settembre. Io mi reco sovente al campo sportivo dell'Acqua Cetosa, al Giulio Onesti, e
E così, per caso, una ragazza, qualificandosi con il nome di Roberta Orlandi, ci chiese delle informazioni a mio marito e a me, che è allenatore di baseball, che voleva fare degli allineamenti sportivi, e ci disse questa ragazza che era un'attrice e che di lì a poco tempo avrebbero girato un film all'Acqua Cetosa. Lì per lì non ho dato peso, perché infatti le chiedemmo il nome, come si chiamava, ci disse Roberta Orlandi, una ragazza distinta, alta, circa 1,70 m, vestita bene. Noi ci reghiamo spesso, da quella volta film non ne hanno girati. No, questo punto è interessante, perché appunto quando io dico si formano egregore, qualcuno dice bias, cioè, si formano, sono delle occlusioni che sbarrano la strada a ipotesi molto più ragionevoli. Già nelle prime telefonate, no, vi ricordate, Barbarella era bella altina, questa signora si presenta a dire 1,70 m, quando insomma sappiamo che Emanuela era alto 1,60 m, e in 4 anni difficilmente sarà cresciuta, probabilmente il suo processo di crescita era già terminato a quell'età, poi andando avanti fino a 25 anni dicono si possa acquisire ancora quel centimetro, due o che altro, ma vedete, nell'ansia di dare una mano si va fuori strada, si porta fuori strada, si formano delle montagne che nessuno poi ha voglia di scalare, e poi abbiamo appunto i commenti, vergognatevi. Io dico si vergogni chi non vuole cercare la verità. È l'unica vergogna che dobbiamo avere. Naturalmente nessuno è obbligato a volerla cercare, ma se si fa ricerca storica non c'è vergogna, e abbiamo sempre trattato tutti gli argomenti con molto tatto, ma mettendo in risalto le scorrettezze che sono intervenute in questi anni. No, c'è una cosa penso io, le rispondo subito, che noi arriveremo alla conclusione, qualunque essa sia. Che arriveranno a una conclusione, qualunque essa sia. Egidio promette che arriveranno a una conclusione, qualunque essa sia. Purtroppo non ci siamo ancora arrivati. In tutto questo Pietro Orlandi è lì che guarda, assiste, qualcuno mi ha fatto notare, ma era molto giovane, aveva 28 anni nel 1987, quindi ne abbiamo viste di parenti di vittime che si sono presentati in giovane età a rappresentare, parenti di vittime di scomparsi, insomma, che si sono presentati in televisione a parlare, a prendere iniziative. Pietro qui sembra ancora in una fase di clessidra, non si capisce bene se abbia un'opinione, non racconta di quell'ultimo giorno con Emanuela, quello gli esce fuori dopo. Sarebbe stato molto interessante parlarne in questa sede, per permettere già nell'87 di formulare delle ipotesi diverse. Le vengono evase da noi, dico da noi, da me come avvocato per la parte che mi compete, e da parte della polizia giudiziaria per quanto concerne la polizia giudiziaria. Lei sta prendendo questa un impegno, avvocato. Sì. È un impegno che ho assunto sempre con tutti i clienti, e particolarmente in questo caso, è una questione sì, di principio. Signora, siamo in ascolto. Pronto? Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Oh, buonasera, una domanda per cortesia al dottor Cavaliere. Sì. Qualche tempo dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, un regista cinematografico, Gianni Crea, che realizzò un film sulla vita di Emanuela Orlandi, un film che doveva avere, secondo le intenzioni del regista, un finale molto a sorpresa. Il film fu girato per la maggior parte in Turchia, finanziato da un gruppo turco. L'attrice che impersonava Emanuela Orlandi all'ultimo momento fu sostituita per un'imposizione della famiglia, quindi Gianni per una, fare tutto quanto per una, scusi, non si è sentito. Prego? Una imposizione della famiglia. Non la sento. No, siamo noi che non abbiamo sentito. Lei ha detto per una imposizione. Per una imposizione della famiglia. Ecco, parli più forte. Io sto strillando. Per una imposizione della famiglia. Sì. Quindi questa attrice dovette essere sostituita. Il film venne rigirato in Italia. Mentre si trovava negli stabilimenti della Gaumont sulla via Tiburtina, il film venne rubato. La denuncia venne fatta alla stazione dei carabinieri di Roma Tiburtina, e da quel momento non se ne è saputo più niente.
Quali conclusioni trai da questo episodio? Io ho fatto anche una ricerca al registro cinematografico. Non c'era, il soggetto non era stato depositato, in quanto essendo un film di produzione estera non è soggetto alla legislazione italiana per quanto concerne la registrazione di film. Ma quale, io non ho tratto nessuna conclusione, è una domanda che invece volevo al dottor Cavaliere. Allora avevano fatto delle indagini, glielo abbiamo chiesto, la denuncia era stata fatta. Grazie, la ringrazio molto. Sentiamo cosa risponde il dottor Cavaliere. Ma riguardo alla domanda della signora, preciso che noi non ci occupiamo di film, e per quanto concerne l'eventuale furto che la signora sostiene che sia stato perpetrato e successivamente denunziato, ritengo che alcuni organi si siano interessati per fare le indagini in ordine a questo furto. Ma l'avvocato Egidio ha detto subito sì appena la signora ha telefonato. Ha detto sì che cosa? Che era a conoscenza di questo film. Lo sapevano in molti a Roma. Sì, forse è uscito anche sulle cronache dei giornali. Lo sapevano in molti a Roma e addirittura fu pubblicizzato sui giornali. Sì, me lo ricordo anche. Ma io non sapevo il finale. Dire che non credo vi sia stata un'imposizione. Dimostri la signora che vi sia stata un'imposizione da parte delle famiglie. Ci dica la signora come ha conoscenza del film e perché ha fatto tutte le indagini. Ci vorrei fare la signora chi era il finanziatore del film allora. Non lo so, senta, vorrei fare una domanda io a Roth, posso? Sì. Sì, vorrei fare una domanda semplice. Prego. Quattro anni fa, io ricordo, lei ha detto siamo vicino a una soluzione. Ritenevo che fossimo vicini. Egidio. E adesso? Ma non mi è consentito dirle perché le dissi questo allora. E ritengo che indubbiamente ci sono comunicazioni, ci sono, ma se vi fossero comunicazioni io non potrei dirlo pubblicamente perché questo mi è vietato dal segreto istruttorio. Quello che posso dirle, ecco, quello che possiamo dire noi è formulare una domanda: di chi possiamo fidarci? Perché qui l'avvocato Egidio aveva fatto una promessa, poi nell'87 qui ne fa un'altra e poi alla fine non si capisce, insomma, se siano mosse queste persone anche da una buona volontà di aiutare o se al limite si prestino a far passerella senza avere poi realmente nulla in mano. E parliamo di tutte le professionalità. Quindi alla fine il Cerino è nostro, è sempre nostro. Quando io sento parlare di registi, qua si parla di un film di cui era iniziata la lavorazione, poi interrotto, portato in Italia, poi rubato. In realtà di registi ne girano in questa storia. Abbiamo visto il regista che frequentava la scuola Ludovico da Victoria, e regista era anche il papà di Cathy Skerl. Noto Peter Skerl, qui dice un articolo del Corriere, passato alla storia non eccelsa del cinema, per un film hard di cassetta, Bestialità, del 1976. Ora, e anche il regista che frequentava la scuola, Santa Pollinare, a quanto pare era specializzato in questo genere di film, e non oso immaginare che tipo di film potesse essere questo turco, ma qualche idea me la sono fatta. Quindi sappiamo, e me lo confermate nei commenti, ma lo sappiamo perché siamo tutti grandi, che giravano questi predatori in cerca di prede, e a volte le trovavano tra ragazze disponibili, già disponibili, o che si erano introdotte in un certo tipo di vita e non avevano alcun problema. Potevano finire bene, potevano finire male, questo non si sa. Quando si parla di questi argomenti, il rischio di essere tacciati di bigottismo è alto, ma io decisamente me ne infischio, nel senso che non c'è nessun papà e mamma, a meno che non siano Ilona Staller, ma non lo so, forse, ma neanche lei, probabilmente, ecco, che quando nasce una bambina, o nasce un bambino, perché riguarda anche i maschietti,
o qualunque sia la natura dell'individuo quando si svilupperà, non c'è nessuno che dica io di questo fantolo voglio fare un attore hard. Poi magari lo fa, diventa di successo come Rocco Siffredi, siamo tutti felici e contenti, ma questo lo sappiamo dopo, uno su un milione ce la fa, gli altri si sperdono per le strade del mondo e magari finiscono in una discarica, in un fiume, sottoterra e nessuno li trova più. Ed è un problema di cui bisogna occuparsi, perché fare il pianto greco oppure turco e dire poveracci, ma non andare al cuore del problema, non mettere i piedi nel piatto, oggi dopo 41 anni è del tutto inutile. Se quindi qualcuno è stato rapito, irretito, sedotto e si è caduto in una trappola perché la giovane età può portare a questo genere di errori, puoi fidarti di una persona sua dente, ma anche in età più avanzate, e questa persona rivelarsi un orco, e beh, questo può succedere. Perché deve succedere per tutto tranne che per i casi che qui si trattano? Succede per chi? Per le ragazze cattive? Sono cattive quelle che ci cascano? Questo è moralismo, distinguere in buone e cattive, in morali e immorali. Questo capita a tutti, lo diciamo, ma poi quando capita il caso abbiamo il timore, oppure diciamo vergogna, come hai osato insinuare. Oso dire che si può cadere in errore, e siccome in giro ci sono questi personaggi, io non ho mai visto questo film Bestialità, ma ricordo che se ne parlava tra i ragazzini coetanei, no? Che naturalmente frequentavano la saletta Scalercia, diciamo, a Genova, anzi Scabiccia, cercavano di mettersi dietro a un adulto oppure prendevano il giornalino porno, oggi c'è la rete, tutto è risolto, sono realtà che esistono. È in questo ambiente che probabilmente si deve cercare la motivazione di tante scomparse. E concludo questa sessione duplice dedicata al telefono giallo dicendo che tutto quello che noi abbiamo diciamo ottenuto è quello di farci dei nemici a un livello internazionale. Io andai in Turchia qualche anno dopo, in vacanza, forse improvvidamente, e mi trovavo in un bel ristorante sulla riviera, dalle parti di Antalya, e arriva un gruppo, un bel ristorante dove si mangiava bene, perché all'epoca si mangiava molto bene in Turchia e non erano cucine standard come quelle di oggi. Arriva un gruppo, il cameriere e altri suoi amici, e dissero: allora italiani mafiosi papa, questo abbiamo ottenuto, andando sempre contro diciamo il nostro humus culturale. Perché vedete, una cultura di base si può rinnegare quando si è giovani, è normale metterla in discussione, fa parte proprio del giro della vita. Ogni generazione mette in discussione quella precedente. Nel nostro caso abbiamo messo in discussione i 2000 anni precedenti, ce ne siamo distaccati, ma non è ammissibile che passata un'età, che possa essere 40, per qualcuno sarà 50 o anche oltre, si continui con questo ritornello infame, il ritrito del cardinalone corrotto, quando sappiamo che certo ci può essere, ma possiamo trovarlo nelle scuole, possiamo trovare il professore predatore, la professoressa predatrice, possiamo trovarlo in tutti gli ambienti, negli ambienti di lavoro, negli ambienti politici, persino negli ambienti dell'alta cultura. Abbiamo sentito recentemente dei discorsi poco piacevoli sul regista Franco Zeffirelli, per esempio, da parte di un attore che ha lavorato con lui. Quindi queste cose esistono e non possiamo far finta di nulla. Dobbiamo tenerne conto, metterle nel panorama e non innamorarci di nessuna tesi. Oggi ci si è innamorati della tesi del Vaticano cattivo, e quel Vaticano che tutto sommato ha dato poi da mangiare un sacco di persone, e lo dico da non romana, perché ai romani guai se glielo toccavi mi ripeto, però era una sede importante che è stata ritenuta tale in un'ottica probabilmente di divisione dei poteri nello scacchiere mondiale. Noi ce la siamo ritrovata e l'abbiamo detestata, ma oggi io non accetto da parte di persone mature che si ripeta questa cantilena del Vaticano che è colpevole di tutto, quando siamo tutti colpevoli di qualcosa. Dovremmo fare anche un mea culpa culturale,
e non farci abbindolare da discorsi populisti, da demagoghi da quattro soldi. Detto questo, prendiamo in considerazione anche questa pista che porta a un livello di spettacolo, a un livello cinematografico, e vedremo poi altri servizi e altri articoli.